Mercato, ma soprattutto strategie di mercato in continua evoluzione, come giusto che sia, in casa Proger Chieti. Avevamo detto la scorsa settimana della trattativa quasi conclusa con il playmaker classe 95 vencato da Casal Pusterlengo, ma la sua società di appartenenza non libererà il giocatore prima di 10 giorni e il DS Guido Brandimarte non vuole aspettare. Ecco allora che cambiano sostanzialmente le strategie. La Proger rinuncerà al minutaggio dovuto all'utilizzo degli under e punterà su un play senior. Sono due i nomi più gettonati sul taccuino del direttore sportivo delle Furie. Roberto Marulli, classe 92 lo scorso anno ad Agropoli in B, giocatore molto simile a Diego Monaldi, ma soprattutto Andrea Piazza, classe 89, lo scorso anno ad Udine con gli amici della Pallacanestro. Giocatore di sistema, giocatore di squadra, meno tiratore di Monaldi ma più playmaker. Lo scorso anno ha chiuso a 27,3 minuti di media partita con 6,4 punti realizzati e 2,8 assist a partita. Giocatore che predilige il passaggio e la penetrazione piuttosto che il tiro dalla distanza. Un ottimo prospetto, soprattutto partendo dalla panchina. Il cambio della guardia e dell'ala piccola sarà under, ma al momento non c'è nessuna prima scelta sul taccuino del DS Guido Brandimarte. Per il ruolo di ala pivot avevamo parlato del forte interessamento per l'atleta statunitense classe 1989 Jamar Samuels lo scorso anno a Casale Monferrato, in Italia anche con la maglia di Veroli, ma al momento la differenza tra l'offerta e la richiesta del giocatore in termini economici è ancora troppo elevata, le strade sembrano dividersi.